Il Vangelo di oggi, preso da Giovanni al capitolo 7, dal versetto 40 e seguenti, illustra le diverse opinioni della gente riguardo a Gesù. L'Evangelista ci presenta tre reazioni dei contemporanei di Gesù, nelle quali sono riassunte anche le nostre posizioni e quelle di ogni uomo. La folla ha pensieri contrastanti. Alcuni dicevano: è buono, altri inganna la gente, altri lo giudicano, non ha studiato. Alcuni riconoscono in Gesù il profeta, altri addirittura vedono in lui il Cristo, altri ancora, richiamandosi alle scritture e alla biografia di Gesù, restavano nel dubbio. Queste idee discordi sul Messia confondono e creano divisione. Anche le guardie mandate per catturare Gesù restano meravigliate nell'ascoltare le sue parole. Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso. Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei e questi dissero loro: «Perché non lo avete condotto?» Risposero le guardie: «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo». La risposta delle guardie mette in risalto il fascino che emanava da Gesù. Nella loro semplicità questi uomini sono presi da stupore e da ammirazione per le sue parole. I farisei invece reagiscono con stizza e manifestano apertamente la loro animosità e il loro accecamento. Per essi Gesù è un seduttore che abbindola la gente ignorante. Gesù aveva toccato nelle guardie qualcosa che nessun altro aveva mai toccato. Ad un tratto nella vita si sono accorti che ciò che c'è di interessante in Gesù non sono le sue idee, ma egli stesso. Credo che in fondo sia così per tutti quelli che hanno fatto davvero esperienza di Cristo. È il modo con cui agisce che rimane impresso prima ancora dei suoi insegnamenti e delle conseguenze da tirare nella vita. Ma non basta subire questo fascino per diventare discepoli, ma è necessaria una decisione che impegna la nostra libertà. Avendo ascoltato il Vangelo di oggi, chiediamoci sinceramente: chi è Gesù per me? E prendere una decisione. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.